Zombie Apocalypse. Ciao ragazze, ciao a tutte e a tutti. Allora, aspettate che mi sistemo un po'. Nuovo video a chiacchiericcio, anche in questo momento. Volevo parlarvi un po' di tutto, insomma, oggi. Volevo parlarvi un po' della mia adolescenza, barra infanzia. Non è stata così bella, però non è stata neanche così brutta. Però, secondo me questa volta aspettano tanto, aspettate un attimo che vi sistemo un secondo, perché qui questa luce non mi piace per niente. Ok, forse ce la posso fare, ci potrò pensare da qui. Però vabbè, niente. Ok, così va bene. Così è troppo? Sì, direi sì. Una via di mezzo. Aspettate un secondo di vedere se sta... Sì, ok. Ci siamo un po' troppo adesso. Ok, ci siamo. Sono pronta a registrare, anche se potevo farlo prima. Però vabbè. E niente, quindi che dire di bello. Stavo dicendovi semplicemente che... la mia infanzia non è stata così bella, ma neanche così brutta. Mi ricordo quando giocavo con i trucchi di mia madre e mi ricordo anche quando giocavo con le Barbie, ma con le Barbie non mi fanno impazzire. Quindi sono anti Barbie, io più o meno. Oddio, questi occhiali me li tolgo perché mi stanno scassando le palle. E niente, quindi che dirvi. Giocavo più con i trucchi che con le vere e proprie... con le vere e proprie Barbie, però mi piaceva giocare molto con i trucchi di mia madre, soprattutto perché lei aveva un cofanetto così grosso, piccolo ma ristretto e anche un po' largo da questa parte, non molto grande, abbastanza così direi, dove dentro c'erano i suoi trucchi, ovvero c'era un rossettino, vabbè, alcuni ombretti, dei portapennelli, anzi dei piccoli pennelli di quelli che si usavano allora, o si getta, però vabbè, lei li utilizzava sempre e si toccava anche molto bene mia madre. Poi, cos'altro volevo dirvi? Niente, ragazze, che nella mia adolescenza non è stata facile, ma non è stata neanche così brutta, però... vabbè, andavo per essere ragazzi, è la verità, perché andavo per essere ragazzi e mi ci divertivo anche, perché no, dopo della verità mi ci divertivo, era bello, era uno spasso, e tornassi indietro non lo rifarei, lo rifarei sì da una parte, ma dall'altra non la vedrei di buon occhio questa cosa, andare per essere ragazzi, perché non è una bella cosa e non mi giova neanche a me andare per essere ragazzi, quindi no, non si fa. È vero, ero piccola, ero una ragazzina, ma tornando indietro non lo rifarei assolutamente. Però vabbè, ognuno fa i sbagli che fa e non sto piangendo, ragazze. Mi sto solamente toccando gli occhi perché queste lampade mi stanno facendo bruciare gli occhi, ma vabbè, dettagli. E sì, ragazzi, io ho questo mood di dire sempre che non va bene andare a pensare ragazzi, ma ragazzi, io non lo so, forse era perché mi divertivo a giocare un po' con la mia adolescenza, con il mio perché, non lo so neanche io. Comunque mi divertivo anche a guardare Art Attack quando ero ragazzina, non so, forse la Veronica, la bambina mai cresciuta, se lo ricordo, io sì. E niente, quindi vabbè. Io mi ricordo invece che c'era anche l'albero azzurro quando ero ancora bambina, adolescente. L'albero azzurro, non so chi se lo ricorda, io sì. E tante altre. Baywatch c'era pure, no, Baywatch era più tardi. Non mi ricordo, comunque vabbè.
streghe, mi guardavo anche tutte quelle cose. Poi uscivo in giro qua un po', per i parchi del mio paese, non che adesso parchi non ce ne siano, però uscivo di più quando ero ragazzina. Adesso sono più rinchiusa in casa, non dico che esco poco, ma esco solamente per bisogno, la mattina, al pomeriggio esco solamente quando ho necessità. Cioè, e niente. E quindi, che dire, io il mio video termina qua perché veramente non voglio annoiare, però mi è piaciuto raccontarvi le mie cose. Bene ragazzi, se questo video vi è piaciuto mettete un like, si mette gli occhiali perché mi sta passando il fastidio agli occhi, quindi vi metto gli occhiali. Like, commento e iscrivetevi al canale. Ciao, a presto, un bacio.